aspetta, vale. La trampa. Skill, boy, skill. Easy, motherfucker, easy, motherfucker, easy, bot. Granate, granate. Oh, granate, la bot. Oh, ti mette la trampa. Ah, go. La merda a te. Trampa, bye bye. No, vamo. Medikit, medikit. Ok, go. Adep. La merda, ho un bot te. Ho un bot sito, bro. Bot sito, bot sito, bot, motherfucker, bot, motherfucker, bot. Stay here. Yeah. Oh, fucking bot. Easy, no stay door, easy. No stay door. No problem, easy. One dead. Two dead. Dead, all dead, full on the floor. Bot. Easy. Bot player, full on the floor, bot player. Easy man, out bot. Hop. Skill. Bueno. Skill fucking bad, skill manco de mierda, skill. Piso, go piso. Oh, mierda. No, ma te skill, bot electronic. You go piso, you go piso, we resist, defend aquí. Este se va, te deja solo, tío. Ok, mata todo aquí, mata todo. Medikit for all. Ok, good. No. Vendo. Finish medikit. Wait, no push, wait a moment. Ok, medikit, mi medikit for all. Go push. Troppo? Push bro, push. Medikit for all. Make. One dead. Shoot dead. Vendo. Where you go, easy. Bro, where you go? Easy bot, easy, very easy player, very easy. Salve a tutti agenti, bentornati in un nuovo video build su Division 2. Oggi andiamo ad analizzare una build che esiste dall'inizio di The Division 1 e che è quella delle direttive in atto, però è stata modificata con il title update 16 e quindi andiamo a vedere come è diventata utile da usare anche in zona nera e anche ovviamente in PvE. Specializzazione che ho usato per questa build è l'esperto di sopravvivenza, perché non è una build per far danno primariamente con il personaggio, ma è per dare supporto al team. L'esperto di sopravvivenza perché ha le granate incendiarie, ha il kit medico che cura i membri della squadra in raggio di 20 metri ed ha
il talento che questo, che i membri del gruppo ottengono il 10% dei danni bonus contro i bersagli e sotto effetti di stato. Allora, la build è ancora in fase di prova, io la sto provando con questa configurazione qui, ovvero utilizzare Infamous con sadismo per aumentare del 20% i danni contro i bersagli con emorragia. Arma da fianco, vabbè, questa l'ho messa a caso, proprio per Aia. E un altro Famas con ottimista. Per quanto riguarda la configurazione, abbiamo 4 pezzi della direttiva in atto. 2 pezzi ci danno effetti di stato, 3 pezzi velocità di ricarica e il quarto pezzo è quello che ci interessa e ci dà le regole di ingaggio. Ovvero che se spariamo ad un nemico colpito da effetto di stato, il nemico viene marcato per 10 secondi. Se uccidi un nemico marcato, hai le munizioni a punta cava che aumentano i danni dell'arma del 20% e applicano emorragia quando i colpi vanno a segno. Che cosa è cambiato rispetto a prima? Che prima questo talento, le regole di ingaggio si applicava solo al possessore della build, dandogli un caricatore intero. Ora si applica a tutti i membri della squadra. Ovvero danno un caricatore intero di munizioni a punta cava alla gente con la build e metà caricature a tutto il resto della squadra. Quindi offri un buff del danno del 20% a tutti i membri della squadra. Non va fatto né con zaino né con busto perché il busto aumenta i danni dal 20 al 35% ma solamente per quanto riguarda il possessore della build. Mentre invece lo zaino aumenta l'effetto dell'emorragia. Dal 50 al 100%, beh, roba che è inutile, non serve in un contesto PvP perché qui sto portando una build PvP. Cosa ho usato? La maschera della direttiva in atto, il guanto della direttiva in atto, la ginocchiera della direttiva in atto e la fondina della direttiva in atto, tutti i pezzi girati in corazza. Come busto utilizzo, sto provando il Fenris girato in corazza con Invincibile e il zaino della Sescaviroba o scarica d'adrenalina, ma si possono provare varie configurazioni per questa build in quanto è molto versatile. Sto provando questa qui con senza Ridgeway e senza Crudele perché non devo fare io tutti i danni, ma li devono fare i miei compagni di team. Come abilità io sto usando l'alveare pungiglione per dare emorragia e l'impulso jammer. Andiamo a vedere i danni con questa configurazione. Intanto vediamo anche le statistiche che sono. No, aspettate, c'è qualche pezzo sbagliato. Sì, questo perché prima ho fatto un'altra prova. Ok, andiamo a vedere la configurazione che è la seguente. Ancora c'è qualcosa di sbagliato. Ecco, e non è questo il busto. Scusate, il busto Fenris che devo usare. Addo sta. Ok, questo qui. Perfetto, ora ci troviamo. Ok, buono. Allora, quando andiamo ad uccidere un nemico sotto effetto di stato, questo viene marcato, come vedete, quel simbolino offre la marcatura. Ecco qui, l'abbiamo ucciso e ora ci ha dato le munizioni a punta cava. Ora vediamo il danno effettivo che facciamo ed è un 303 e 125 alla corazza. Con questa configurazione, che questa è quella che fa il danno maggiore, però per mettere emorragia dobbiamo jammerare o utilizzare l'alveare pungiglione. Se invece proviamo questa configurazione con il Ridgeway e il Matador per avere più possibilità di sopravvivere, abbiamo un danno che è inferiore, come vedete, 265-122, è un po' di meno. Però ricordiamoci che questa è una build di supporto e noi dobbiamo supportare il team. Ovviamente con l'orgoglio di Ridgeway non abbiamo il problema di dover utilizzare l'alveare pungiglione per mettere emorragia e quindi possiamo anche cambiare abilità. La cosa contro dell'orgoglio di Ridgeway ovviamente è che non abbiamo l'invincibile, quindi siamo più soggetti ad essere atterrati. Ma in compenso abbiamo la rigenerazione della corazza che ci dà l'orgoglio di Ridgeway grazie al suo talento che è Bagno di Sangue, che ci offre una rigenerazione corazza pari al numero di giocatori affetti da emorragia. Con questa configurazione possiamo anche utilizzare la Lady Death o una qualsiasi altra arma con sadismo. Se utilizziamo la Lady Death,
possiamo utilizzare il vettorino, che è questo qui, Panzadismo, che offre una buona alternativa, un buon danno, molto veloce di CPM. Ecco, vediamo, abbiamo 2,30 di danno critico, però guardate il CPM com'è veloce, quindi lo sdrumiamo un play. Oppure possiamo optare semplicemente per la Lady Death, visto che non abbiamo il vincolo del busto, perché, cioè del pezzo Fenris, possiamo utilizzare bene o male quello che vogliamo. Ora ci carichiamo un po' la Lady Death e vediamo la Lady Death a danno pieno quanto fa. Così abbiamo un danno molto alto, 337, che è superiore a tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Ovviamente la Lady Death scarica avrà un danno di 192, quindi il più basso. Quindi se proprio volete usare Mitra, io consiglio di usare il Vectorino con Sadismo, oppure ecco, utilizzare entrambi, sia il Famas sia il Vectorino con Sadismo. Possiamo utilizzare anche Crudele qui su questa configurazione. Magari ecco, se ci mettiamo questo socolo, possiamo utilizzare anche Crudele se proprio vogliamo utilizzare, quindi utilizziamo. Però è vero che con Crudele facciamo molto più danno, però è anche vero che perdiamo anche scarica di adrenalina, quindi diciamo che nella mischia non è che siamo tanto messi bene, anche se questa è una build che va giocata col medico. Io la preferisco con questo, con il Matador. Se proprio vogliamo utilizzare questa configurazione, perché almeno la scarica di adrenalina perfetta del Matador ci dà parecchia corazza bonus e ci permette di sopravvivere più a lungo, visto che comunque non siamo noi i primi DPS del team, ma offriamo supporto. Bene ragazzi, queste sono tutte le configurazioni possibili, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo a un prossimo video, non so se sarà su The Division 2 perché non so se continuerò a giocarlo. Bene ragazzi, ci salutiamo, ciao a tutti.